al bel dibattito al quale sono stato chiamato a moderare. Parleremo di autonomia differenziata con l'onorevole Ubaldo Pagano, Marco Sarracino, segretaria nazionale del PD, Francesca Viggiano, vicepresidente regionale del Partito Democratico, l'onorevole Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico in Senato. Bene, allora possiamo dare inizio a questo dibattito che chiude la festa dell'unità, poi ci sarà uno spettacolo musicale, ma diciamo come dibattiti, e ringrazio gli organizzatori che mi fanno chiudere. Dice che il più vecchio chiude, è così, e così è, è più saggio, mi suggerisce l'onorevole Pagano. E quindi ringrazio chi mi ha voluto qui, tanto per dirvi la politica come particolarmente attrezzata e interessante farla da capo, e io vi ringrazio, meno social, più sguardi, più realtà. Vi ringrazio perché io qualche giorno fa l'ho detto anche a degli amici di altre forze politiche, torniamo tutti in piazza, magari non schiaffo ogni tanto, parlo della mia generazione, ma almeno lo schiaffo finiva lì, c'era molta tensione politica, preparazione, lettura dei giornali, ascolto degli altri. Queste cose ormai sembrano dimenticate, pensano che tu sia un po' fuori onda e contesto, invece no, ci sono delle scelte strategiche che vanno fatte in questo senso. Vi dicevo com'è variegata la nostra società. Poco fa mi ha chiamato un amico, proprio qualche secondo fa: Walter, ti prego, chiedi dello stadio. Ho detto: ma vedi che parliamo di autonomia differenziata, vabbè, ma tu chiedi dello stadio. Allora abbiamo veramente bisogno di più, di guardarci, di sentirci, di dibattere su un tema controverso, interessante come quello dell'autonomia differenziata. E io subito, che speculo come tutti i giornalisti di medio calibro, ho pensato alla raccolta differenziata, che a Taranto va proprio male. Vabbè, ma questo è un discorso collaterale che non c'entra. Parliamo invece dell'autonomia differenziata. Vi presento gli amici che sono qui, sono tutti amici, l'ultimo l'ho conosciuto poco fa, diventeremo con me Francesca Viggiano, vicepresidente, non voglio sbagliare per questo, regionale del Partito Democratico, poi appunto Marco Sarracino della segreteria nazionale del Partito Democratico, l'onorevole Francesco Boccia, capogruppo del PD in Senato, e lui ha frequentato molto Taranto, quindi abbiamo avuto modo di conoscerci molti anni fa, l'onorevole Ubaldo Pagano, deputato del Partito Democratico. Perché no? Bene. Beh, sì, poi io personalmente rispeculo. La legge elettorale e i collegi mi fanno veramente sorridere, come fanno sorridere a molti italiani. Ma questo è un altro argomento. Allora, autonomia differenziata. Onorevole Pagano, comincio dalla mia destra. Che cosa è l'autonomia differenziata? Perché molti fanno la testa così, ma non lo sanno, compreso me stesso, non l'ho capito ancora bene, cos'è l'autonomia differenziata? Ma innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori, alla segretaria provinciale Anna Filippetti, ai vice segretari provinciali Costanzo Carriero e Francesco Cacciapaglia, a tutta la comunità delle democratiche e dei democratici tarantini che si sono messi in moto in questa grande avventura dopo anni in cui evidentemente la festa non si poteva fare anche per ragioni legate all'emergenza sanitaria. È un grande sacrificio cui, quando poi c'è tutta questa partecipazione, evidentemente viene ripagata a sufficienza. E guardate, permettetemi di salutare anche i sindaci, ne vedo diversi qui presenti,
anche sindaci che magari non hanno la casacca del Partito Democratico, ma che condividono con noi la stessa occupazione di quel campo riformista che troppo spesso viene rappresentato semplicemente come in una forma escludente. E loro invece sanno benissimo che al di là di una tessera, essere da questa parte della barricata significa fare delle battaglie in comune, come la battaglia in comune che stiamo facendo contro questo disegno di legge scellerato dell'autonomia differenziata. Guardate, come giustamente diceva il direttore, quando si parla di autonomia differenziata molto spesso si tende ad accomunarla alla raccolta differenziata dei comuni, ma paradossalmente mentre la raccolta differenziata dei comuni basta a migliorare la capacità di servizio e investire più risorse e la risolvi, per quanto riguarda invece l'autonomia differenziata significa dividere il paese in due entità in cui la parte meno sviluppata dal punto di vista delle infrastrutture socio-economiche, delle opportunità, di fatto viene relegata a un ruolo di secondo piano fine a se stesso, e ovviamente quella parte è il Mezzogiorno d'Italia. Guardate, con il disegno di legge Calderoli, sebbene non si vada a riformare nella forma la Costituzione italiana, di fatto nella sostanza la si cambia di natura, e lo si fa nel combinato disposto con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica che Fratelli d'Italia vorrebbe introdurre e appunto con l'autonomia differenziata. Perché? Perché guardate, loro utilizzando un feticcio che è il 116,3, che lo voglio dire con chiarezza, è stata una fesseria fatta nelle stagioni del centro-sinistra al governo, quando, provando a rincorrere la tattica, cioè facendo in modo che il centro-sinistra al governo solleticasse i bassi istinti del nord che chiedeva maggiore autonomia, provando in quella maniera a sganciare quella forza politica che rappresentava l'autonomismo, cioè la Lega Nord di Bossi, gli si concede una riforma del titolo quinto che diventa poi lo strumento attraverso cui oggi noi rischiamo di avere un paese diviso a metà. Ma attenzione, quella riforma non divideva il paese nella sostanza, creava le condizioni di contesto, e questo è l'errore, ma non lo divideva, perché se è vero che c'è il 116,3 che prevede la possibilità di devolvere alle regioni ben 23 materie, ci sono gli articoli della Costituzione, quelli contenuti nella parte fondamentale, i cosiddetti principi fondamentali, che invece disegnano, sebbene un regionalismo, ma un regionalismo con un approccio solidale. C'è l'articolo 5, che è quello che promuove le autonomie, ma il secondo comma lo promuove all'interno di un quadro unitario che è solidaristico. C'è l'articolo 3 che prevede che la Repubblica debba garantire tutti i diritti soggettivi, facendo in modo che questi possano essere utilizzabili a Bolzano, in Valle d'Aosta, a Milano, così come a Bari, a Taranto e in Sicilia. E poi c'è il sacrosanto diritto all'uguaglianza sostanziale, quello contenuto nell'articolo 2. Bene, il disegno di legge Calderoli contraddice nella sostanza tutti e tre gli articoli che la Costituzione italiana ha fondamentalmente introdotto, perché introduce un sistema, e su questo chi poi parlerà dopo di me sicuramente potrà essere ancora più puntuale. Guardate, loro dicono che per finanziare queste 23 materie ci sia la possibilità che si trattenga sui vari territori regionali una parte delle tasse prodotte su quei territori. Ora, la commissione che loro hanno nominato per studiare il processo ci dice che laddove dovessero essere devolute tutte e 23 le materie, circa il 95% delle tasse prodotte in quelle regioni si dovrebbero bloccare in quei territori. Ma se noi abbiamo 5 regioni italiane, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte insieme alla Toscana,
che insieme sono il 70% delle tasse italiane, e queste si dovessero trattenere il 95% delle tasse prodotte in quei territori, come faremmo a fare quella che comunemente viene chiamata politica di coesione e in realtà è il ricucire i divari che nel tempo si sono sedimentati soprattutto nelle regioni centro-meridionali? Su questo ci dovremmo indagare, perché altrimenti, se continuiamo semplicemente a vedere le statistiche sul ventennio, non comprenderemo che quei processi non sono mai portati a soluzione. Un esempio e mi taccio: se continuiamo a dire che i laureati nel mezzogiorno sono molto meno e molto meno preparati rispetto a quelli che si laureano nelle facoltà del centro-nord, noi avremo semplicemente individuato un problema. Ma la soluzione di quel problema risiede nel fatto che quando nel 2004 furono individuati i criteri per distribuire le risorse alle università, quei criteri favorivano fortemente le università collocate nel centro-nord, e allora molti dei nostri ragazzi devono andare lì per formarsi, e molto spesso, siccome lì si creano le opportunità, restano. È quella l'emigrazione su cui noi dobbiamo confrontare un nuovo progetto di governo per il futuro. Grazie all'onorevole Pagano. E io vado da Sarracino. Parlando di, ecco, queste cose che abbiamo ascoltato, quanto si collegano a ciò che si dice da diverse parti, cioè sul fatto che il nostro è diventato uno stato lento, dove dobbiamo aspettare qui a Taranto, perché a me piace parlare proprio della nostra città, stiamo aspettando da un decennio 5 chilometri 5 tra il ponte Punta Penna e Talsano. Questo è un esempio. L'altro esempio che faccio sempre anche nei miei servizi è che la politica del dopoguerra costruì l'autostrada Milano-Napoli in 7 anni. Noi in 7 anni facciamo il progetto, il ricorso al TAR. C'è qualche meccanismo che non va. Se non siamo d'accordo con l'autonomia differenziata, ma dobbiamo mettere dentro qualcosa che faccia correre i progetti, che faccia andare avanti le idee. Poi parleremo anche di sanità, perché Pagano parlava, a me veniva subito in mente la sanità, no? Con questi viaggi della speranza, con chi è più fortunato se nasce ad Abbiate Grasso o a Pulsano, non me ne voglia Borracino, no? Poco poco più fortunato quello è. E allora, su questi argomenti, ecco, non basta dire non sono d'accordo con Fratelli d'Italia. Cosa propone il PD? Beh, innanzitutto davvero grazie per l'invito. Io vorrei, diciamo, partire da una considerazione, perché nel silenzio generale la settimana scorsa, proprio a proposito di mezzogiorno, la Presidente del Consiglio e il Ministro per il Sud, Fitto, hanno fatto una grande conferenza stampa in pompa magna per presentare, a proposito di Sud, quello che è il decreto Sud. Allora uno si aspetta che dal decreto Sud ci siano delle grandi politiche che cambieranno la sorte dei cittadini del mezzogiorno, dei maggiori strumenti nei confronti dei sindaci, degli amministratori. In quel decreto per il Sud invece per il Sud non c'è niente, e francamente da napoletano il pacco dal ministro Fitto non me lo faccio fare, perché noi siamo di fronte a un pacco per il Sud, nel momento in perché cosa è quel decreto? È l'ennesimo accentramento di potere che il ministro Fitto fa per sé, e dopo quello che è stato il PNRR si fa lo stesso sui fondi di coesione e si fa lo stesso sulla costruzione di questa ZES unica. Questo lo dico molto velocemente perché io credo che questo sia un governo che dal punto di vista identitario sia sostanzialmente antimeridionale. E lo dico per 3 scelte che il governo ha messo in campo da qui, da quando è iniziata la legislatura fino ad oggi. Però lo faccio partendo da una considerazione. Oggi noi in Italia, senza autonomia differenziata, ci troviamo in un paese che
investe e spende per un cittadino del nord circa 18.500 euro l'anno e per un cittadino pugliese circa 13.500 euro l'anno. Questo a bocce ferme, senza autonomia differenziata. Pensiamo a quello che potrebbe accadere con l'autonomia differenziata, e ha ragione Ubaldo Pagano quando parla dei nostri laureati, perché stamattina il Corriere del Mezzogiorno, edizione campana, non so se quella pugliese anche, elencava, diciamo, il differenziale dello stipendio di un laureato milanese e di un laureato meridionale. Il laureato milanese mediamente guadagna circa 41.000 euro l'anno, mentre quello meridionale ne guadagna circa 36.000. Questa è la situazione nella quale oggi noi ci troviamo in questo momento in Italia. Ora, perché faccio questa considerazione? E perché dico che questo è un governo profondamente antimeridionale? Perché ci sono tre scelte che hanno caratterizzato il governo e che stanno oggettivamente, se calate nella realtà meridionale, danneggiando il nostro territorio. Il primo è quello, secondo me, più identitario di tutti, che è quello del DL Lavoro, perché l'ha detto prima la segretaria nazionale e sono d'accordissimo. Quando tu in quel DL che fai? Smonti il reddito di cittadinanza, che comunque al mezzogiorno poteva essere migliorato sicuramente, ma al mezzogiorno, e non solo al mezzogiorno, ha garantito comunque un minimo di tenuta sociale durante la pandemia e anche dopo. Quando in quel decreto lavoro precarizzi ancora i contratti a termine, aumenti il pagamento dei voucher partendoli da 5.000 a 15.000 euro, quindi di fatto diventa un vero e proprio contratto, e non dici niente sul tema del salario minimo, anzi sei contrario al salario minimo. Noi parliamo di una legge che prevede 9 euro l'ora, non stiamo parlando, diciamo, di cifre assurde. Ma perché nasce quella, noi perché abbiamo presentato quella proposta di legge? Perché guardate che un ragazzo nel nostro paese ha uno stipendio medio di 850 euro al mese. Come può un ragazzo vivere e costruire un futuro con 850 euro al mese? Come puoi dire a quel ragazzo che non deve andare via dal nostro paese se lo stipendio che ha medio, no minimo, medio è di 850 euro al mese? E allora il primo tema è proprio questo qui, cioè loro dal punto di vista ideologico sul tema sociale, che secondo me deve essere il primo tema che noi affrontiamo come Partito Democratico, fanno questo. Sul PNRR, che è l'altra, diciamo, grande vicenda, basta parlare con un sindaco, noi abbiamo visto quello che hanno fatto rispetto al taglio nei confronti delle grandi opere o delle grandi, diciamo, dei grandi progetti. Lo abbiamo visto, ha avuto una grande mediaticità, ad esempio il taglio dei fondi per la riqualificazione di Scampia a Napoli, no? Che è un quartiere che ha una grande mediaticità. Quella vicenda a un certo punto si risolverà proprio per la mediaticità di Scampia. Ma parliamo con un sindaco di un piccolo comune, di un'area interna, e chiediamo a quel sindaco se sapeva o meno, se era stato informato o meno che il progetto che aveva messo in cantiere col PNRR gli è saltato. Io ho avuto telefonate da sindaci della mia provincia che mi dicevano: ma che sta succedendo? Qua mi hanno tolto i soldi di un progetto che è quasi finito. Cioè, parliamo di questo. Perché loro sono contrari al PNRR? Loro sono contrari al PNRR dal punto di vista ideologico, perché sono contrari alla transizione ecologica, e lo vediamo, diciamo, perché negano i cambiamenti climatici, sono contrari alla coesione territoriale, e lo vediamo con l'autonomia differenziata, su cui dico adesso una cosa. Loro di fatto dal punto di vista della loro identità sono contrari all'applicazione del PNRR. E poi c'è un terzo tema, ecco, che è il più importante, che è il dibattito, che è il tema di oggi, che è quello legato ovviamente all'autonomia differenziata. Guardate, al netto dei dati che dicevo prima, questo disegno è, diciamo, devastante non solo per il mezzogiorno, perché noi non dobbiamo metterla soltanto come se fosse una vicenda meridionale, ma è una vicenda che, diciamo, è antistorica innanzitutto, perché noi grazie al governo Conte 2 siamo riusciti a vincere la battaglia in Europa del PNRR per affermare un principio, che bisognava lottare contro diseguaglianze che nel nostro paese e in Europa avevano raggiunto livelli che non erano più accettabili dal punto di vista etico. Per questo quello dell'autonomia differenziata è un progetto antistorico, perché quelle diseguaglianze non le fotografa neanche, le fa aumentare. Poi c'è un secondo tema, che è un progetto che non conviene a nessuno. Stamattina a Bari io non sono rimasto sorpreso da quello che ha detto il presidente di Confindustria Puglia, che oggettivamente ha espresso delle criticità rispetto a un disegno che mette in difficoltà anche le imprese, perché noi abbiamo il tema di competere nel mondo in questo momento che va a una velocità enorme,
e il progetto di autonomia differenziata dà la possibilità alle regioni di assumere ognuna una politica energetica autonoma. Ma voi ci vedete a competere con i grandi del mondo con 20 politiche energetiche differenti? È una cosa che non conviene neanche alle imprese, soprattutto quelle del nord, che comunque hanno nel mezzogiorno, che verrebbe lasciato indietro, il principale mercato successivo a quello del nord. Quindi è una cosa che non conviene a nessuno, neanche a loro. E poi c'è un terzo tema, guardate, che questa è una riforma ingiusta, e io credo che quello che stiamo facendo come Partito Democratico in Parlamento e nel Paese sia la stiamo toccando bene, perché noi stiamo spiegando gli effetti concreti dell'autonomia differenziata. Io ne voglio dire uno, che è quello che secondo me è il tema sul quale noi dobbiamo fare una battaglia culturale enorme, che riguarda il tema della scuola, il mondo della scuola, anche alla luce degli episodi tragici che ci sono stati in questa estate. Guardate, se passa questa roba, noi ci potremmo ritrovare in un paese in cui la storia in Veneto viene insegnata in un modo e in Puglia viene insegnata in un altro modo. Ma questo già avviene in parte, e questo è il minimo. Perché poi potresti trovare con quelli che sono i concorsi differenziati. Cioè, se tu vuoi partecipare al concorso in Lombardia, devi essere residente, per insegnare devi essere residente in quella regione da almeno 15 anni. Cioè, quindi stai fondamentalmente creando un diritto differenziato rispetto a chi viene da un'altra regione. Ma infine, la cosa ancora più grave, noi ci potremmo ritrovare con insegnanti che in Veneto vengono pagati in un modo e in Puglia in un altro modo. Questa è una roba inaccettabile per un partito come il nostro, perché quando tu praticamente metti in campo una politica per cui un insegnante viene pagato in maniera diversa nel nostro paese, tu stai spaccando l'Italia a metà. Allora Viesti la chiama la secessione dei ricchi, chiamiamola come vogliamo, ma loro stanno spaccando l'Italia a metà. E sorrido quando il ministro della Lega stamattina, Valditara, a Repubblica fa un'intervista, il ministro della scuola, e dice: presto un grande piano di investimenti per le scuole del mezzogiorno. Ma chiediamo ai sindaci quante scuole stanno chiudendo e chiuderanno da qui ai prossimi 6 mesi per gli accorpamenti che loro stanno facendo. Altro che scuole, loro sono c'è contro. Anche la crisi demografica. E sicuramente, ma con l'autonomia differenziata, tu quella crisi demografica non fai altro che aumentarla, perché costruisci un diritto differenziato, cioè la possibilità di accedere a diritti e opportunità legata al luogo in cui nasci. E questa io la trovo una cosa assolutamente sbagliata, è una cosa che noi non possiamo accettare, è una cosa su cui stiamo facendo una grande battaglia politica, ed è una cosa su cui noi, guardate, chiudo su questo, Zaia alla festa della Lega a Cervia nel mese di luglio ha dichiarato che se non passa l'autonomia differenziata il governo potrebbe cadere. Beh, allora noi, se non facciamo passare l'autonomia differenziata, noi facciamo cadere questo governo, e per far cadere questo governo abbiamo bisogno di un partito che fa quello che sta facendo, ma guardate, abbiamo bisogno anche di un partito che riesca a mettere in campo una grande coalizione che sia davvero alternativa e forte a questa destra. Perché guardate, Giorgia Meloni ha vinto le elezioni, va bene, ma Giorgia Meloni non ha vinto le elezioni da sola. Giorgia Meloni ha vinto con un partito che ha preso il 23%, ma nella sua coalizione c'era anche Fratelli d'Italia, c'era la Lega, c'erano i moderati. La somma di quella coalizione ha vinto le elezioni. Se noi fossimo andati con una coalizione più larga, soprattutto al mezzogiorno, noi avremmo messo in grave difficoltà il centrodestra e avremmo vinto parecchi collegi. E oggi non so se la situazione, diciamo, soprattutto al Senato, poteva essere come quella che è oggi. Però, visto che abbiamo imparato quella lezione e visto che ci uniti sarà una grande... Uniti si vince, no? Uniti si vince, e io penso che uniti, come stiamo facendo sul salario minimo, come faremo sulla sanità e come faremo anche sull'autonomia differenziata, davvero possiamo costruire un'alternativa credibile di fronte ad una destra che, guardate, non è retorica, ma è la verità, con le scelte di cui vi abbiamo parlato, è la destra peggiore della nostra storia repubblicana. Grazie, io vorrei sentire l'avvocato Viggiano, perché c'è tanti spunti, Marco, mi hai dato... Non so da dove cominciare. Allora, comincio da dove mi ero fissato. C'è un'Italia differenziata. E noi, vedete, io lo sto ripetendo in questi giorni, lo dico anche ai parlamentari che ci rappresentano di tutti i colori. Ma vi rendete conto Taranto come è isolata? Ieri l'ultima notizia, è rimasto un solo volo da Brindisi, aeroporto a 72 km più vicino, e per Roma alle 6:50, quindi uno si deve passare la notte a Brindisi e poi vola per Roma. Siamo a ridicolo. Ferrovia interrotta. Quello che è peggio, con Ferrovie dello Stato che non mette, dico, una coppia di treni dove non devi scendere a Bari, riprendere un altro treno, perché voi immaginate persone che hanno dei problemi
temporanei come me di deambulazione, o purtroppo che sono portatori di handicap o persone anziane, devono passare velocemente da un binario all'altro. Bus che in piena notte cambiano perché il business fa tutto, quindi se il pullman è vuoto ne arriva uno strapieno, ti ficcano lì e viaggi. Questo isolamento, l'autostrada che finisce a Massafra, no? C'era un progetto nel 75, del secolo scorso, e poi potrei continuare come se l'Italia finisse a Bari. Tutto quello che è a sud non esiste. Alta capacità, alta velocità. Quindi siamo già differenziati, avvocato Pigiano. E non possiamo dire, insomma, che la colpa è di tutta di Meloni e dei suoi amici. È perché nei decenni passati ci siete stati. Quindi, ecco, io dico uniti si vince. Tutto quello che volete. Ma quello che è successo in questi decenni deve essere un campanello d'allarme. Quando la gente non va più a votare, non ci va a votare più perché non si ritrova, oppure perché ha perso la fiducia, la speranza, oppure perché c'è una legge elettorale che vieta di votare alla fine. Prego. Grazie Walter e buonasera a tutti. È uno spunto di riflessione non indifferente, perché è vero che ci sono delle difficoltà oggettive attuali e che rimarcano ancora di più questa differenziazione ai vari livelli che viviamo nel nostro paese, ma è anche vero che il Partito Democratico è rinato proprio sulla base di questi errori che sono stati magari commessi nel passato, perché è ovvio che il Partito Democratico ha dovuto fare una seria autocritica e una seria analisi di quello che non ha funzionato sino ad ora. Se per questo 10 anni fa avremmo parlato in maniera differente dell'ex Silva, avremmo avuto un altro tipo di impostazione, ma è pur vero che quando la piazza si riempie è perché si è ritrovata, ed è una piazza che si ritrova sugli ideali e soprattutto sul mutato intendimento che il Partito Democratico ha attualmente, e spero che diventi ancora più forte su determinati temi. Sicuramente abbiamo la necessità di avere una forte rappresentanza nazionale, proprio perché soltanto in quegli ambiti poi si possono in generale quelle politiche che si smarcano dall'assistenzialismo. Uno degli errori che commettiamo spesso e volentieri quando parliamo di autonomia differenziata piuttosto che di altri temi di ghettizzazione, passatemi il termine, rispetto al sud, è proprio quello di continuare a considerare il sud come il fratello povero che va aiutato. Il sud non è un fratello povero, il sud ha fornito sino ad ora le più grandi menti, grandissime menti, che sono andate poi a lavorare altrove. Il ritrovarsi sulla possibilità di avere un territorio che risponde delle esigenze, le guerre che noi abbiamo fatto anche per avere la facoltà di medicina, e parlo di guerra perché di quello si è trattato, noi abbiamo fatto veramente le barricate proprio perché c'era la necessità di assicurare un futuro ai nostri ragazzi che non fosse unicamente legata a una ormai inesistente siderurgia, che è una siderurgia sbagliata, è una siderurgia che continua a mietere vittime non solo da un punto di vista ambientale e sanitario, ma soprattutto da un punto di vista anche culturale, perché ci eravamo assopiti, avevamo assunto quel modus operandi e quel modus vivendi che sono sostanzialmente quelli della calatura dall'alto, cioè ci devono calare dall'alto quelle che sono le risorse, ci devono calare dall'alto le politiche che ci devono far sviluppare, ci devono calare dall'alto. No, noi adesso abbiamo detto basta a questo tipo di impostazione, abbiamo assunto una dignità, perché di questo si tratta, dignità del territorio. Quando noi abbiamo subito il commissariamento da parte del ministro Fitto, abbiamo subito tutta una serie di attività da parte del governo centrale, non era vero che non avessimo i progetti e non era vero che a Taranto non si fosse lavorato per portare avanti determinate linee di intervento. È convenuto mediaticamente dire che Taranto andava commissariata per dare uno slancio differente, e io ho visto le lacrime dei dipendenti comunali e di tutti i tecnici a cui i progetti hanno lavorato e hanno lavorato tanto. Ho visto anche la frustrazione di essere commissariati in maniera inconsapevole e incolpevole, e non è stato bello, ma non abbiamo fatto, diciamo, un
un punto di non ritorno, ne abbiamo fatto anche qui un punto di ricchezza, perché Walter, sai qual è il problema? Quando tu sei abituato a doverti guadagnare qualcosa, ormai non ti spaventa più niente. Noi abbiamo questa propensione alla resilienza, che non è una resilienza passiva, non è una resilienza che viene condotta in maniera armonica, è una resilienza proattiva quella nostra, ed è quello che stiamo proprio cercando di fare. E indipendentemente da tutto, io ringrazio i nostri onorevoli che sono qui presenti, proprio perché avere la loro presenza qui a Taranto, di battaglie ne abbiamo fatte tantissime a livello nazionale e i frutti li stiamo man mano vedendo qui, e quello è un percorso che va continuato e va potenziato, perché noi abbiamo tutte le potenzialità per poter risorgere come territorio, ma è anche vero che a Roma ci deve essere una rappresentanza forte, e questa noi l'abbiamo sempre avuta. Non sono solo due amici, Francesco e Baldo, ma sono proprio delle persone che tu incontri sul territorio, che lo vivono e soprattutto non si sono mai girate dall'altra parte quando abbiamo avuto delle difficoltà. Quindi uniti si vince, ma non solo uniti si vince, uniti si ha anche la consapevolezza che il territorio offre e può andare avanti in maniera autonoma, ma non con l'autonomia differenziata come piace a loro, perché quel 30% suddiviso sul resto delle altre regioni non basta a nessuno, e credo che questo sia ormai uno dei claim che va assolutamente abbattuto da parte della sinistra, che è una sinistra riformista, una sinistra finalmente consapevole, e di tutti gli altri compagni che magari fino ad ora non sono andati a votare perché non si ritrovavano più in quell'identità un po' sbiadita del nostro partito. Quindi grazie al Partito Democratico e grazie a tutti voi per ciò che fate ogni giorno sul territorio. Grazie all'avvocato Francesca Viggiano. E io qui vicino il senatore Francesco Boccia, tante cose, tante domande, anche per fare qualche battuta, per essere un po' più leggeri. Prima di tutto una domanda politica: ma all'interno del Partito Democratico c'è un'autonomia differenziata? Centralismo democratico, dice qualcuno, no? Non esce fuori il dibattito. Siete tutti d'accordo? Siete uniti veramente all'interno? State uniti? È la famosa battuta. Intanto penso possano testimoniarlo tutte le compagne e compagni che sono qui. Non abbiamo proprietari, non c'è un proprietario del PD. Non mi pare ci sia una famiglia. Ti sei portato pure i tifosi con le trombe. Sì, esatto. Non mi pare che ci sia un approccio familistico, nel senso che nessuno ha mai pensato, nemmeno lontanamente. Ne parlavamo l'altro giorno. Attenzione, che poi se va al governo e poi troviamo un parente. Ma al massimo dall'altra parte lo trovo. ma mai dalla tua parte. Cioè, io dico solo una cosa: io sono molto orgoglioso della nostra comunità, perché la politica è tante le cose che avete sentito, e tante le cose che ci diciamo ogni giorno, e intanto è contatto fisico, è confronto, è discussione, a volte dura, e poi abbraccio, e anche gioia, e la felicità di vedere alcune cose realizzate, pianto spesso, rabbia. Vedo tante persone qui che hanno dedicato la loro vita alle battaglie civili, culturali, economiche, legate ai diritti sociali, universali, civili. E la politica è tutto questo, e la si fa se si è liberi di farla. E se è liberi di farla, quando si sta in una comunità, basta, è aperta. E questa è una comunità che ha 4.500 circoli in tutta Italia. Io spesso, Walter, scherzando in giro per il paese, lo dicevo ieri sera a Modena, alla Festa dell'Unità, ho detto, dal punto di vista della presenza sul territorio, anche al tempo della società digitale come quella che viviamo, al tempo della società dell'intelligenza artificiale, che è quella dentro la quale siamo entrati, e la presenza fisica e questo modo di confrontarsi dà dignità alla politica. E noi, dal punto di vista proprio della presenza fisica, siamo secondi ai Carabinieri e a Poste Italiane, no, poi non c'è nessun altro partito. Prima di tutti ci sono i parroci. Loro sono fuori. Allora, fuori, ora ti do anche i numeri, fuori così, gioco. Poi parliamo di autonomia.
Allora, io sono un cultore della materia. La Chiesa è imbattibile, ci sono oltre 100.000 chiese, quindi non c'è proprio partita. Poi ci sta Poste Italiane che ha circa 12.000 presidi Poste Italiane, i Carabinieri ce l'hanno 5.500 e poi ci siamo noi con 4.500. Insomma, ora, battuti a parte, è evidente che tutti gli altri partiti o sono comitati elettorali o sono di proprietà di una persona sola che ci ha messo proprio i soldi e dice qui si fa come dico io, democrazia zero, e quindi è inevitabile. Nel PD non succede. Ma non è, no, nel PD c'è una discussione forse esageratamente spiccata e ogni volta questa discussione viene ovviamente ammortizzata dai circoli. No, ma ci stiamo facendo sponda l'uno con l'altro, e ovviamente ci sono, diciamo, delle eroine moderne come Anna Filippetti, segretaria di federazione, che ovviamente è costretta, e la ringrazio, a, diciamo, fare da ammortizzatore. Come Anna ci sono tanti segretari e tante segretarie di circolo che fanno questo lavoro straordinario. È tutta militanza, è tutto volontariato, e noi è questo che mettiamo a disposizione del nostro paese. Ovviamente colgo, diciamo, la prima provocazione di Walter fatta a Francesca. Rispondete del passato, certo, rispondiamo del passato, ci assumiamo anche le responsabilità, ma vogliamo soprattutto parlare di futuro. E quando tu, proprio grazie a strumenti democratici, apri una stagione nuova, che è quella che abbiamo aperto con il congresso che abbiamo alle spalle, e ti riconnetti con le piazze, perché la piazza che avete visto stasera qui con Elli, e ora è a Barletta, e stamattina era a Bari, e ieri era in un'altra regione, l'altro ieri era a Torino, e poi era a Padova, e poi Ferrara, poi quelle piazze così numerose sono piazze che ci responsabilizzano, perché significa che è ripartita la connessione sentimentale tra il grande popolo della sinistra unita, perché noi vogliamo unirla, dei progressisti uniti, che vogliono essere non solo uniti ma larghi, e sanno che la responsabilità di questo percorso passa attraverso la capacità che avremo noi di mettere insieme le italiane e gli italiani che non credono nell'idea di società di Giorgia Meloni, di Matteo Salvini e di quel che resta di Forza Italia. Lo dico perché proprio oggi, nella giornata di oggi, è andata in scena la grande contraddizione che caratterizza il governo italiano. A Lampedusa, devo dire in maniera anche molto cruda e cinica, la Presidente del Consiglio chiede alla Presidente della Commissione von der Leyen di fare un viaggio che, anziché dare risposte su un dramma che non è un'emergenza, è una condizione strutturale del mondo, la condizione del continente più ricco di materie prime, più povero al mondo come l'Africa, è la condizione che porta molte persone a fuggire dalle guerre, dalla miseria, dalla fame, non è una condizione emergenziale, è la condizione strutturale del mondo nel 2023 e come tale va affrontata. E anziché affrontare quella condizione così come dovrebbe affrontarlo un grande paese, un paese che ha 400.000 nascite l'anno, a proposito di scuole, poi arriviamo all'autonomia differenziata, e ha 700.000 morti l'anno. Questa è la condizione dell'Italia in questo momento. Noi siamo un paese di anziani. E in un paese di anziani, che è una fortuna perché ci consente a noi tutti di goderci i nostri cari per molto più tempo, tu hai bisogno di tanto welfare in più, hai bisogno di tanti servizi in più, hai bisogno di tanti investimenti in più in sanità per proteggere le persone più fragili, e soprattutto nella scuola, perché anziché chiudere una classe perché non raggiungi il numerino, o far chiudere un punto nascita perché non raggiungi il fatidico numero di 500 nascite l'anno, che non lo ha fissato nessuno se non un decreto tra l'altro stupido, tu devi chiederti come mai nel nostro paese una provincia su tre ha più pensionati che popolazione attiva, perché questa è la condizione dell'Italia oggi.
quando tu hai una provincia su tre che ha più pensionati che popolazione attiva, non te ne esci con la propaganda. Non è che all'improvviso i ragazzi fanno figli perché gli dai un bonus in più, gli devi dare la prospettiva di una vita diversa. Ed è evidente che siccome hai un buco di 20 anni, devi fare i conti con il mondo che si è aperto. E se devi fare i conti con il mondo che si è aperto, non è costruendo nuovi hotspot o nuovi ghetti che risolve il problema, ma è integrando attraverso una politica che ci impone delle scelte. Lo dico perché io trovo ormai insopportabile questo modo di fare. La Meloni l'altro giorno va a Budapest e va ad incontrare il principale nemico dell'Italia, perché noi abbiamo un problema oggettivo connesso alla gestione dei migranti e dobbiamo fare politiche di integrazione, anche di redistribuzione delle responsabilità con i grandi paesi europei. Quello che si oppone è Orban, che è il suo principale alleato. Lei va lì e che discussione fa? Voglio difendere Dio. A parte il fatto che io pensavo che Dio difendesse tutti noi, non so a quale Dio loro fanno riferimento. Lei ha detto: io voglio difendere Dio. È la prima volta. Temo che si sopravvalutino molto, ma fingendo che possa essere vero. E io poi ho detto: ma il Dio nostro, il Dio di Papa Francesco, è un Dio che tende la mano agli ultimi, che tende una mano ai bisognosi, che tende una mano ai migranti, che tende una mano a chi è in difficoltà, non li caccia via, non volta le spalle a chi è in difficoltà, si occupa di chi non ha, non di chi ha. E allora nella giornata di oggi voi avete la Presidente del Consiglio che va a fare un'altra operazione macista a Lampedusa e il suo vicepresidente che con la leader dei nazionalisti europei, che tra l'altro detesta qualsiasi forma di autonomia, quindi in qualche modo sul prato di Pontida oggi hanno rinnegato, diciamo, la cultura celtica della Lega, che dice esattamente l'opposto ed è un antieuropeista. Voi capite, noi, il nostro paese in questo momento ha Presidente del Consiglio e Vicepresidente del Consiglio che dicono l'opposto sulle principali questioni. L'altra cosa che ti fa riflettere è che siccome si va su Dio, patria e famiglia, che qualcosa ce lo ricorda, perché è la scorciatoia più facile quando anziché affrontare le complessità sociali alzi i problemi e provi a cavalcare la rabbia per risolvere gli stessi problemi. Diciamo un giochino perverso e anche molto pericoloso che è già stato fatto nella storia dell'umanità e non è mai finita molto bene. Ma la cosa che mi ha sorpreso, lo dicevo a Bari questa mattina, è che lei va in Ungheria da uno dei nostri principali nemici e parla del tasso di fecondità. E io ho detto: vuoi vedere che gli ungheresi hanno trovato chissà quale soluzione? Poi ho visto che gli ungheresi sono in perfetta media europea e che i paesi in cui, diciamo, ci sono famiglie un po' più numerose in Europa e sono i paesi del nord, la Danimarca, la Svezia, il Belgio, l'Olanda, ora sta crescendo la Repubblica Ceca, la Francia che ha storiche politiche di sostegno ai nuclei familiari, cioè sono quei paesi che sulle libertà personali, sui diritti civili, universali, umani e sociali hanno già affrontato i conti con la modernità. E allora dentro questa logica capisci che da un lato hai un governo che fa dei fili spinati, diciamo un modello culturale, e dall'altro ti ritrovi Calderoli con il feticcio dell'autonomia differenziata. Voi capite quanto è stonato tutto questo? Cioè quanto siamo vittime di una propaganda d'accatto della destra italiana, che non è nemmeno più la destra berlusconiana, perché lì sapevi che dovevi fare i conti con alcune concentrazioni di interessi economici che riguardavano pezzi di mondo, ma paradossalmente proprio sui diritti, anche per la sua diciamo eclettica provenienza, lasciava fare a tutti quello che cavolo volevano fare. Alla fine, diciamo, anche il centrodestra non te lo ritrovavi sul versante del peggior nazionalismo antieuropeo. Oggi no, non hai più
quell'ammortizzatore anche sul piano culturale che ha rappresentato in qualche modo la famiglia dei popolari europei, e ti ritrovi due partiti su tre della destra italiana tra i nazionalisti e i conservatori, e l'autonomia diventa una sorta di detonatore. Ecco perché ha ragione Marco Saracino quando pone il problema politico e culturale, e il Mezzogiorno su tutto questo deve reagire. Guardate, se è vero come è vero che un terzo delle province italiane hanno più pensionati che popolazione attiva, l'unica cosa che non possiamo permetterci è l'autonomia differenziata, ed è l'autonomia differenziata nel modello di Calderoni, che non prevede redistribuzione, perché se la prevedesse direbbero sì al fondo di perequazione, direbbe sì al fondo di perequazione da 80 a 100 miliardi che garantirebbe sul trasporto pubblico locale, sulla sanità, sulla scuola e sull'assistenza dai bambini agli anziani modelli redistributivi che, guardate, non riguardano solo il sud, faremmo un errore se noi pensassimo che riguardano solo il sud, riguardano tutte le aree interne, e ne abbiamo anche in Puglia come ne abbiamo in Campania, che hanno più diritti delle aree metropolitane. Le aree interne della provincia tarantina hanno ancora più bisogno della città di Taranto, così come le aree di montagna, penso al Gargano per noi, ma penso alla montagna siciliana, quella sarda di cui non parla nessuno. Ci sono aree del paese che, se non interveniamo immediatamente, saranno spopolate. Cioè, già l'Italia non sono gli Stati Uniti d'America, non è che abbiamo centinaia di aree urbane nelle quali, diciamo, poter fare investimenti urbanistici come vuoi, perché ad un certo punto te li fai sulla carta. Noi abbiamo 5.450 comuni che hanno meno di 5.000 abitanti. Questa è l'Italia. Cioè, l'Italia è l'Italia. È fatta da piccole piazze, è fatta da piccoli centri urbani. E qui un paese così ha bisogno di servizi. E i servizi passano attraverso un'idea di Stato nuova e moderna. Questo io penso sia il segreto di questa campagna politica che sta facendo Die Schlein, da nord a sud, che è partita dal salario minimo, che passa attraverso una battaglia sulla sanità pubblica. Nella prossima legge di bilancio non daremo sconti, i 4 miliardi per rafforzare la sanità pubblica devono esserci in sanità, altrimenti sarà battaglia nel paese e in Parlamento senza sconti. La lotta ai cambiamenti climatici, che è un punto fermo della nostra azione politica, così come i modelli redistributivi. Non è possibile, non siamo tutti uguali, che per la destra, e su questo chiudo, ma vi deve far riflettere questo aspetto, sono così poco attenti ai modelli redistributivi che anche nella delega fiscale che hanno approvato la base imponibile per loro si restringe, fanno esattamente l'opposto di quello che serve. Bisognerebbe allargare la base imponibile per abbassare le tasse, loro restringono la base imponibile e fanno il fisco alla carte. No, è come andare al ristorante, tu cosa vuoi? A te la flat tax, tu sei un po' di più, a te la flat tax meno qualcosa, a tempo di detrazioni, a tempo di deduzioni, a tempo di bonus, non si capisce più nulla, la base imponibile si riduce e allora ognuno pensa di garantirsi nel one to one, nella trattativa, e quindi trovi ad un certo punto i corpi intermedi cancellati e la disintermediazione ormai è fatta per gruppi di interessi. Questa roba ci porta allo sfascio, perché se pensi ad un certo punto che il fisco non debba essere utilizzato per pagare i servizi pubblici, va da sé che i servizi diminuiscono e li privatizzi, e questo soprattutto sulla scuola e sulla sanità interessa ad un certo tipo di mondo, certamente non è il nostro tipo di mondo, non è la nostra idea di società. Grazie, si vede che è un dibattito, perché se in televisione già ti avrei interrotto, no? Da un sacco. A parte le battute, ora se siamo veloci vi faccio fare un secondo giro. E ieri l'onorevole Ubaldo Pagano era a questa assemblea voluta dall'Unione Sindacale di Base per parlare del problema, dei problemi che ci trasciniamo da sempre, e cioè l'ex ILVA. E allora, insomma, sì, hanno fatto questi grandi capannoni della Cimolai che ha fatto soldi a non finire,
con sta storia, l'inquinamento più o meno è rimasto quello, non è cambiato molto da ambiente svenduto, non so, certo c'è qualcuno che c'ha i processi, però il problema permane, e permane anche l'angoscia di 1500 lavoratori in amministrazione straordinaria ai quali bisogna dire che il futuro è veramente incerto, se no facciamo propaganda. Perché un discorso del genere c'entra con l'autonomia differenziata? Perché si parla dell'Italia come un paese industrializzato, e lo dicono a Taranto, ma lo dicono anche a Udine, ad Abbiategrasso, a Torino. Si dice industrializzato il paese Italia perché c'è l'ILVA a Taranto, quindi noi ci prendiamo tutti gli insulti dell'ambiente e gli insulti della precarietà, e gli altri si suddividono questo aggettivo, paese industrializzato. Sì, Walter, io pensavo di aver detto persino una banalità ieri in quell'incontro, perché il Partito Democratico ormai da qualche anno, e nello specifico da quando l'allora segretario Nicola Zingaretti venne non nei luoghi patinati dove si assumono le decisioni, diciamo, più importanti, ma sui tetti del rione Tamburi, per rendersi conto de visu di che cosa rappresentasse quella fabbrica per la città di Taranto e per quel quartiere che è prospiciente. E in quella circostanza, diciamo, avemmo anche modo di smentirgli una vulgata che purtroppo, diciamo, nel sistema paese nazionale passava come una verità assoluta. Cioè qualcuno, addirittura qualche scienziato, aveva avuto modo di dire: ma per quale ragione hanno costruito un quartiere così vicino a una fabbrica che ha delle emissioni così nocive? Lo disse un ministro. E noi gli spiegavamo: guardate che lì era, diciamo, il luogo di villeggiatura dei tarantini, era un luogo privilegiato perché era un'altura, si affacciava sul mare e si andava a passare le vacanze. Paradossalmente ci andavano le famiglie che se lo potevano permettere. Dopodiché, a quella storia che purtroppo ha rappresentato anche il protagonismo di quelli che sono stati dirigenti del Partito Democratico, noi una volta per tutte dobbiamo avere il coraggio di dire scusa, perché abbiamo sbagliato. In quel momento storico abbiamo immaginato ancora una volta di poter sacrificare, come dicevi tu giustamente, una città, un'intera comunità sull'altare della strategicità della produzione industriale, senza porsi il problema che mentre 40 anni fa non c'erano neanche gli accorgimenti tecnologici per rendere quel sito ecocompatibile, oggi invece ci sarebbero queste opportunità, e ci sarebbero peraltro anche con della tecnologia tutta italiana. E allora non volerlo fare significa voler difendere degli interessi specifici. A quegli interessi questo Partito Democratico chiede scusa, perché non gli farà sconti. Così come ha chiesto scusa a tutte quelle famiglie che ancora oggi raccontano i morti. Guardate, io porto una contabilità che ogni tanto, non me ne vorrà il collega Iaia, provo a ricordare in Parlamento, e sono i bambini in cura all'oncologico pediatrico di Taranto. L'ultima volta che ho dato quel dato ho parlato di 58 bambini in cura. Guardate, oggi devo citarne 55, perché nel frattempo 3 sono venuti a mancare. Quella è la contabilità che noi dovremmo avere come un'ansia sfrenata, non semplicemente quella di chi ancora oggi immagina di buttare la palla avanti e di dire: va bene, siete un sito di interesse strategico nazionale, quindi dovete continuare a produrre, i soldi per questa fantomatica decarbonizzazione ve li mettiamo nel prossimo decennio. Nel prossimo decennio, diceva qualcuno più importante di me nella storia, probabilmente saremo tutti morti. Noi dobbiamo invece parlare ai vivi, e proprio perché parliamo ai vivi dobbiamo chiedere scusa a quelli che oggi pagano le conseguenze di quello che è stato fatto negli ultimi 40 anni. Così come dobbiamo chiedere scusa, hai ragione, anche a coloro i quali nel tempo
non hanno avuto la solidarietà di questa forza politica quando un intero sistema paese, anche quando eravamo chiamati alla responsabilità, chiudeva gli occhi di fronte al depauperamento di risorse e di infrastrutture che sono strategiche per questa terra. L'alta velocità si ferma a Salerno con una linguetta, tutto il resto è noia, anche la presunta alta velocità che arriverebbe a Bari in realtà è alta capacità. A voi sembra una definizione semantica? No, in realtà tra le due tipologie ci sono 50 km all'ora in meno a cui possono viaggiare i treni. E quando ad esempio abbiamo detto, visto che state finendo l'alta capacità verso Bari, adesso completate il raddoppio, almeno il raddoppio della ferrovia Taranto-Battipaglia-Metaponto, cosa ci hanno risposto? Ci hanno detto che è un'opera troppo faraonica e che quindi bisogna rifinanziarla nel prossimo contratto di servizio. Guarda Walter, noi non saremo perfetti, anche ma nella scorsa legislatura i due sindaci De Caro e De Luca si sono abbracciati sull'alta velocità, eh? Beh certo, meglio qualcosa che niente. Noi manco quello. Noi siamo ormai diciamo nella condizione che dobbiamo dire grazie per aver avuto qualcosa che è inferiore rispetto ad altre parti del paese che invece hanno da tanto tempo. Ma nello specifico noi, che ne abbiamo fatte tante, da qualche anno la lezione l'abbiamo imparata. Quando tu citavi la chiusura dell'autostrada a Massafra, in realtà a Palagiano, benissimo, noi abbiamo fatto in modo nella scorsa legislatura di far finanziare con 4 milioni e mezzo a valere sul bilancio nazionale la progettazione esecutiva che l'asset ha già realizzato in via preliminare, e il governo regionale emiliano si è impegnato a prendere i primi 125 milioni di euro dell'FSC, Fondo di Sviluppo e Coesione, che spettano la Puglia, e realizzare con quei soldi l'opera. Sono 25 chilometri. Non riesco a capire in questi 47 anni come mai nessuno si sia incatenato su quella strada. Ci sono altri 94 milioni che servono per il completamento del terzo stralcio della Talzano-Vetrana. Quei soldi devono darceli subito. Quando ce la prendiamo con Fitto e facciamo i comunicati, vi assicuro che non abbiamo nessuna volontà di attaccare l'uomo, la persona, anzi umanamente che Dio ce lo salvaguardi, perché fino a quando ci sarà Raffaele Fitto a rappresentare gli interessi della destra pugliese, il suo senso di inadeguatezza rispetto alla corrispondenza da amorosi sensi con la comunità pugliese sarà talmente evidente che anche se noi saremo manchevoli, la gente ci preferirà a lui. Ma il problema è che questo suo attendismo il conto lo fa pagare ai cittadini. E allora la rivoluzione di Taranto non è semplicemente frutto di un singolo, è frutto di un'intera classe dirigente che per la prima volta si è messa a studiare i dossier, e lo ha fatto portando qui la segretaria nazionale a rinnovare un impegno che già il segretario Zingaretti e questo gruppo dirigente aveva fatto assumere. Gli errori del passato li conosciamo bene e sono il fardello che ci portiamo sulle spalle, ma con quel fardello vogliamo, consci, fare un tratto di strada verso il futuro. Lo possiamo fare evitando che si continui a dire che noi siamo arrivati solo da un anno e quindi abbiamo ereditato macerie, se poi in quest'anno non solo hanno definanziato le opere che eravamo riusciti con fatica a portare, ma addirittura bloccano tutte le progettualità che avevamo messo in campo. Grazie. Allora io vado da Marco Sarracino, perché c'è qualcosa che ha a che fare con l'autonomia differenziata che riguarda anche le nostre amministrazioni. Insomma, la cosiddetta riforma del Rio delle amministrazioni provinciali, certo, non è stata delle migliori, perché si doveva risparmiare, gli impiegati stanno tutti lì, abbiamo levato il voto ai cittadini, abbiamo consentito di fare, ma stavo dicendo una parola, diciamo dei cambi di favore all'interno dei vari consigli, no? Queste cose, c'è bisogno di una riforma, si è detto, per ridare il voto, ma per dare anche la possibilità di andare a risolvere con i finanziamenti giusti tre grandissimi problemi delle amministrazioni provinciali che hanno nel proprio statuto l'ambiente, e guardo
l'avvocato Viggiano, perché mi ricordo quando ebbe quella delega, io le feci una telefonata dicendo: Madonna, diventare assessore all'ambiente a Taranto. E veramente uno non lo so che. Vabbè. Quindi, ambiente, le scuole, l'edilizia scolastica e le strade provinciali che hanno a che fare, come non a Taranto, ma in tutta Italia, la loro impercorribilità, la mancanza di garanzie, di sicurezza, con l'elevato numero di morti e stragi che abbiamo nel nostro territorio, in tutta Italia, solo d'estate abbiamo superato 400 morti, dei quali tantissimi giovani. Chiudendo, questa provincia la riformiamo? Beh, allora c'è un dibattito assolutamente interessante rispetto a questa vicenda, però io parto da una considerazione che è la seguente, che noi forse abbiamo un po' ceduto culturalmente rispetto a tutta una serie di cose, pensando che a un certo punto il problema erano i partiti e quindi abbiamo abolito il finanziamento pubblico ai partiti, poi il problema erano le province, abbiamo abolito le province. Beh, poi non ci si può lamentare che quelle cose non funzionano, perché se tu gli togli gli strumenti per funzionare è evidente che un problema c'è. E allora io penso che su questo noi dobbiamo, e sono molto d'accordo non solo con le cose che diceva Ubaldo, ma con lo stile con cui le ha dette, per un motivo molto semplice, perché è il segnale di un Partito Democratico che è cambiato. Cioè un partito che è completamente diverso da quello di qualche anno fa, che faceva, diciamo, alcune volte anche dell'arroganza un tratto identitario. È un partito che ha preso consapevolezza di che cosa? Che noi non abbiamo perso le elezioni per caso. Noi abbiamo perso le elezioni due volte di seguito perché fondamentalmente le scelte politiche che stavamo mettendo in campo erano frutto, diciamo, di un contesto che non era aderente alla realtà. E il punto è proprio questo, cioè se tu nasci per rappresentare alcuni pezzi di questa società e quei pezzi li tradisci, penso al mondo del lavoro, con cui noi faticosamente stiamo ricostruendo un rapporto, ma su questo la segretaria Elly Schlein ha dato un impulso di credibilità, guardate, enorme. Io sono stato eletto in un collegio in cui c'è Pomigliano d'Arco, che storicamente era, diciamo, un luogo in cui i partiti che hanno fondato il Partito Democratico, se prendevano meno dell'80%, era una sconfitta. Ok, parliamo di queste cifre. Per la prima volta dopo almeno 7-8 anni io ho partecipato a una manifestazione insieme agli operai della Stellantis di Pomigliano d'Arco, che avevano visto un aumento dei carichi di lavoro inspiegabile. E per la prima volta, anche grazie, io penso, alla ventata di novità che noi stiamo rappresentando, che la segretaria nazionale sta rappresentando in questo momento, noi non siamo stati contestati, anzi, erano, diciamo, veramente anni in cui, diciamo, questo meccanismo si era interrotto, invece siamo stati, diciamo, ci hanno ringraziato del fatto che finalmente tornavamo in un luogo che noi avevamo fondamentalmente abbandonato. È un'operazione che richiederà tempo, come richiederà tempo cambiare questo partito, la sua identità, però il linguaggio è esattamente questo, cioè innanzitutto chiedere scusa, perché ripeto, le elezioni non le abbiamo perse per caso, essere una forza umile che torna nei luoghi in cui la sinistra deve essere, per la natura stessa che caratterizza la nostra esistenza, e provare con i piedi ben piantati nella realtà a costruire insieme a quelle persone anche che sono disilluse di quello, rispetto al ruolo della politica, dicendo che cosa? Guarda, tu puoi anche non fidarti di me, ma allora se non vuoi fidarti di me, vieni nel Partito Democratico, autorappresentati e combatti la battaglia politica per autorappresentarti e risolvere il problema che c'è nella tua comunità, nel tuo quartiere, nella tua città. Cioè il Partito Democratico deve essere lo strumento con cui le persone possono autorappresentarsi, così costruisci anche una nuova militanza, e questa è la vera alternativa alla destra, perché la destra parte da che cosa? Da quella concezione per cui non ti preoccupare, i problemi li risolvo io. Loro sono bravissimi a soffiare sulla paura, lo abbiamo visto, diciamo, anche in queste tragiche ore a Lampedusa, lo abbiamo visto in una campagna elettorale in cui Giorgia Meloni camminava con i cartelli in mano fuori alle pompe di benzina denunciando la benzina a 1,8, 1,9, ieri sulla Salerno-Reggio Calabria ho fatto la benzina a 2,4,99.
Cioè, questa è la realtà, e la realtà è più forte della propaganda. Però noi non possiamo essere quella roba lì. Noi non possiamo metterci a raccontare un'Italia che non esiste. Noi dobbiamo costruire un programma con le persone partendo da quelli che sono i valori identitari, io penso il lavoro innanzitutto, che deve essere il tratto identitario del Partito Democratico, e fare una riflessione anche giustamente sulle riforme istituzionali, partendo da, e chiudo su questo, partendo da una vicenda sulla quale io penso che noi non abbiamo costruito maggiore efficienza, abbiamo costruito, diciamo, un'efficienza minore. E questo passa però, guardate, non solo attraverso la riforma delle province, ma anche attraverso una battaglia identitaria rispetto al ruolo che la pubblica amministrazione deve avere in questo paese. La destra pensa che la pubblica amministrazione sia un costo, noi invece dobbiamo pensare che la pubblica amministrazione sia l'ossatura su cui noi fondiamo il nostro Stato, perché avere una pubblica amministrazione efficace e efficiente è lo strumento attraverso il quale tu riesci a realizzare e a mettere a terra il PNRR. Oggi se vai nei comuni piccoli trovi il sindaco, il consiglio comunale, la giunta e non trovi più nessuno. Questa è la realtà. Noi invece su questo dobbiamo fare un grande investimento, e dobbiamo fare un grande investimento sia da un lato per dare quella risposta occupazionale che a questo territorio, ma a tutto il territorio nazionale, necessita rispetto a un grande piano di investimento e di assunzioni nella pubblica amministrazione dei nostri giovani, che sono veramente tra i più preparati d'Europa e più motivati d'Europa sotto questo punto di vista, e dall'altro tu riesci a rendere, con una pubblica amministrazione più efficace e più efficiente, riesci davvero a realizzare poi quello che è il programma che i nostri sindaci mettono in campo e sui quali appunto vincono le elezioni. Grazie all'avvocato Viggiano. Io vorrei dare la possibilità di parlare un attimo di un tema che abbiamo sfiorato, cioè quello della scuola, perché se pensiamo alla famiglia, a tutte le cose che bisogna fare, l'altra agenzia diciamo formativa della nostra società resta la scuola, una scuola che va sostenuta. Qualcuno disse: uno Stato che non punti su famiglia e scuola è destinato a soccombere. Stiamo vedendo anche a livello internazionale che è proprio così. Allora ecco, la scuola, ma senza andare lontano, pensiamo a noi, a stare più vicino a una necessità di formare, perché io prima ero indeciso se fare questo discorso uno più politico, cioè tutti noi abbiamo bisogno di classi dirigenti più attrezzate, più preparate. Ieri ero a Grottaglie, dove il Politecnico sta puntando con Aeroporti di Puglia sullo spazio porto. Qualcuno dice le chiacchiere tue, manca il collegamento con Roma, cambiando i discorsi, no? Cambiando le prospettive. La scuola a Taranto come sta? Bene, grazie. No, scherzi a parte, abbiamo dovuto investire parecchio negli ultimi anni, perché avevamo maturato un gap anche da un punto di vista proprio strutturale, perché in disparte dei discorsi sul dimensionamento scolastico, che ovviamente devono poi fotografare una necessità che è quella di ridurre e accorpare gli istituti, e non è una necessità che nasce soltanto ed unicamente dal calo demografico, ma anche da determinati sistemi che impattano sugli insegnanti piuttosto che sul personale ATA e tutta un'altra serie di variabili che ovviamente vanno tenute in considerazione. Però al netto di questo, io mi permetto di dire che ho una visione della scuola che per me parte dall'asilo, dalla scuola, non dalla scuola dell'infanzia, parte proprio prima, parte dal nido, perché poi è l'ossatura sulla quale oggettivamente... E poi si innesta anche l'aiuto alle famiglie, si innesta con il discorso nido della natalità. Il nido è crescita, no? E welfare, sia da un punto di vista della famiglia che da un punto di vista del bambino, che ovviamente inizia una socializzazione già in una fascia d'età importante, che è quella insomma proprio dei più piccoli. E al netto di questo mi piace ricordare una delle battaglie che abbiamo fatto con il compagno Gaetano Blè, che era quella proprio di prevedere un asilo nido nel quartiere Paolo VI. Il quartiere Paolo VI aveva una ludoteca, un centro per l'infanzia, ormai chiuso e addirittura con un abusivo all'interno. Però al netto di questo noi ci rendevamo conto proprio della necessità di andare a puntellare delle aree della città
che avendo anche un numero di bambini più elevato rispetto ad altre aree erano inopinatamente sfornite appunto di strutture, e quindi ci siamo candidati a una serie di misure. Adesso vedranno la luce proprio questi progetti, ma è un percorso lungo, non è un percorso che ci si può inventare in un mese, due mesi o in un anno, sono delle politiche che vanno attuate diciamo con una continuità e con una costanza che ovviamente devono essere assicurate all'intera comunità, ma anche da un punto di vista proprio dell'offerta. Noi abbiamo inserito quest'anno alcuni corsi come l'inglese già dalla scuola per l'infanzia, piuttosto che altri corsi, altri percorsi che i bambini potranno fare, che possono sembrare una banalità, ma in realtà sono già una finestra sul mondo che noi stiamo offrendo a quei bambini. E un bambino che conosce, un bambino che sa, un bambino che si può confrontare con i suoi pari e anche con quelli più grandi, è sicuramente un bambino più consapevole, che probabilmente certi errori da adulto non li commetterà. Avrà una consapevolezza di se stesso, del suo ruolo nel mondo. Bisogna iniziare proprio da quella fascia d'età, perché un bambino che non si sente pensato, accudito, curato, è un bambino che ovviamente nascerà e crescerà con determinati tipi di gap da un punto di vista proprio sociale e della civiltà. Non bisogna banalizzare tutto, non bisogna ricondurre tutto unicamente a quell'ambito che è quello scolastico, ma sicuramente la scuola, che in alcuni casi, soprattutto quella che è dotata di mense, rappresenta l'unico pasto certo per alcuni bambini. Ed è una cosa drammatica, ed è una cosa sulla quale bisognerebbe investire di più, prolungando il tempo di permanenza all'interno delle scuole. E prolungare il tempo di permanenza all'interno delle scuole non significa parcheggiare lì i bambini, significa potergli fornire quel supporto di cui hanno bisogno per crescere e soprattutto per studiare accompagnati, perché magari in famiglia non hanno determinate risorse che la scuola invece dovrebbe assicurare loro, perché la scuola deve essere pari per tutti. Non ci possono essere scuole di serie A e di serie B, non possiamo avere una scuola privata potenziatissima, all'avanguardia, e non possiamo avere una scuola pubblica che invece arranca. Leggevo negli ultimi giorni la scoperta dell'acqua calda che si è fatta: i tablet a scuola fanno male. In realtà poi, se leggi bene la notizia, in anche Svezia l'hanno... In Svezia l'hanno vietata sotto i 6 anni, ed è quella fascia d'età che bisognerebbe lasciare il più lontano possibile, insomma, da quegli strumenti tecnologici, perché la realtà va vissuta, la socialità va vissuta, ma soprattutto i bambini vanno resi consapevoli del loro futuro e del loro ruolo nel mondo. E di questo sul serio noi abbiamo fatto una battaglia ideologica, che è una battaglia non solo per offrire sostegno alle donne che vogliono lavorare e magari non hanno la possibilità di andare a lavorare perché devono curare e occuparsi dei bambini, ma significa proprio avere una capacità di stare nelle cose, di stare nei tempi, perché è quello che ci chiede la nostra popolazione, i nostri cittadini ci chiedono questo, ci chiedono di stare accanto a loro e di fornirgli quei servizi minimi che in realtà diventano massimi in una realtà nella quale tu magari non hai un sostegno, una rete familiare che possano essere sempre quel cuscinetto su cui ci siamo fondati negli ultimi decenni, perché noi abbiamo buttato tutto sul sostegno della rete familiare. Anche molte situazioni dei servizi sociali vengono risolte con la rete familiare. È il momento che il pubblico faccia il pubblico e che dimentichi per un attimo di strizzare sempre l'occhiolino al privato. Grazie. Allora, l'ultima domanda che faccio al senatore Boccia è prettamente politica. Prima l'abbiamo sfiorato, una legge elettorale che non consente per esempio di dare un voto di preferenza quando si fanno le elezioni politiche. Pensateci un attimo, lo possiamo fare al comune, lo possiamo fare alla regione, al Parlamento. Ma c'è una domanda ancora più politica, perché si è detto uniti si vince, lo abbiamo sentito e lo abbiamo ascoltato, ma come fa il centro-sinistra ad essere unito? Perché quando bisogna stare assieme qualcuno si deve mettere in testa che qualcosa deve cedere, non sempre l'altro. Io penso che poi alla fine lo decidano gli elettori, ed è evidente che così come la leadership nel centrodestra se l'è presa Giorgia Meloni, dimostrando sul campo di guidare il primo partito di quella coalizione divisa su tutto,
in Europa, appartengono a tre gruppi diversi, tra l'altro in guerra tra loro. Però poi in Italia Lega e Forza Italia sostenevano il governo Draghi, la Meloni era la prima e unica oppositrice, nessuno si è posto il problema alla loro incoerenza dei programmi, ha fatto la campagna elettorale come se fossero tutti dei passanti rispetto a quello che il paese doveva affrontare. E però Giorgia Meloni si è presa la leadership. Nel centro-sinistra è inutile nasconderlo, è accaduto tutto da poco ed è tutto fresco, nel senso che le cose che sono state richiamate prima da Marco e Francesca, mi pare, su quello che è accaduto, hanno portato tra il 25 settembre e fine anno tutti i partiti a pensare di poter sostituire il Partito Democratico, nel senso che ad un certo punto, nonostante noi fossimo la seconda forza politica del paese, è partito il tiro al piccione contro il Partito Democratico. Noi, siccome, come dicevo all'inizio, non siamo di proprietà di nessuno, come è giusto che faccia un grande partito, associazione politica tra centinaia di migliaia di persone, abbiamo avviato le procedure del confronto democratico. Qualcuno diceva, non possiamo aspettare tanto. No, è la democrazia, si aspetta tanto. Ma poi sono state cambiate in corsa le regole? No, quelle regole sono servite ad aprire. Gli iscritti? Sono servite ad aprire. Nel senso, gli elettori? Noi abbiamo sempre avuto due momenti. Voglio dire anche una cosa, ogni tanto sento dire ma Elie Schlein aveva perso tra gli iscritti. Non si vince o si perde tra gli iscritti. La consultazione tra gli iscritti porta i primi due a fare le primarie aperte, diventa segretario del PD chi vince le primarie. E questo è scritto nello statuto. Questa cosa che uno avrebbe vinto tra gli iscritti e l'altro no, è stata una, diciamo, creativa interpretazione fatta da alcuni nello statuto. E per fortuna, io ogni volta che mi capita di incrociare Arturo Parisi, lo ringrazio sempre, dico: Arturo, per una vita ti hanno criticato perché sembrava una follia il voto per le primarie, tu ci hai salvato. Ma no, guardate, lo dico col massimo rispetto verso il mio amico Stefano Bonaccini, lui lo sa, ma noi abbiamo salvato questa comunità politica perché Elie ha rappresentato il Big Bang, la rottura per ripartire proprio sui punti e sui temi che sono venuti fuori da questo dibattito, dalle cose che diceva Baldo, passando alle riflessioni che hanno fatto Marco e Francesca. Allora io dico semplicemente una cosa, questa libertà d'azione è solo l'inizio, perché è evidente che Elie con il gruppo dirigente a tutti i livelli, che oggi non può essere più distinto tra chi ha sostenuto chi, perché se vogliamo l'unità fuori, la prima unità dobbiamo averla all'interno. È evidente che abbiamo anche la forza, anche grazie alla sua credibilità e alla credibilità di un progetto politico per il futuro del paese, di dire che alcune cose non hanno funzionato. Io l'altro giorno ero a Bologna alla festa dell'unità, ho detto: ragazzi, so che ad un pezzo del partito questa cosa fa male, ma io ho il dovere di ripetervela, perché sono uno di quelli che la delega sul Jobs Act non la votò, e quindi, diciamo, è un po' più facile dire le cose dure che sto dicendo. Il Jobs Act ha avuto da un lato il merito di rafforzare gli ammortizzatori sociali, vi ricordate i co-co-co senza protezione? Ha avuto da un lato la forza di consentire su alcuni punti di rafforzare un'idea di welfare, ma poi è stato il detonatore, ed è stato un errore gravissimo, di un rapporto tra i lavoratori più deboli e le imprese che scaricano sui lavoratori le difficoltà di mercato, che ci ha fatto passare dalla parte del torto. La cancellazione dell'articolo 18 in quel momento storico è stato un errore gravissimo. Se noi non lo diciamo, non facciamo i conti con lo scollamento che c'è stato in quel momento storico. E così sulla legge elettorale. Il Rosatellum è una porcheria.
ed è una porcheria. E noi nel dibattito che già è partito al Senato ed è partito in Parlamento sulle riforme abbiamo già detto, tant'è che Fratelli d'Italia è in difficoltà, che vogliamo la reintroduzione delle preferenze, perché se si vota con le preferenze in comune, in regione, nel Parlamento europeo, si può votare anche in Parlamento. E questa posizione il PD la fa mettendoci la faccia, e il PD la fa mettendoci la faccia per rispondere al direttore Baldacconi, che ovviamente sente, diciamo, con il suo orecchio da sempre sul marciapiede il sentimento collettivo, e dice il legame tra gli eletti anche al Parlamento nazionale non può essere diverso dal legame che hanno tutti gli altri eletti negli altri livelli istituzionali. E quindi il PD si presenta alla discussione sulla riforma della legge elettorale dicendo: iniziamo a parlare di preferenze, poi volete togliere i collegi uninominali e lasciare i collegi proporzionali, benissimo, l'importante è che ci sia la possibilità di mettere nome e cognome sulla scheda. Ovviamente il problema ora c'è la Giorgia Meloni, che ha sempre sostenuto la tesi delle preferenze, ma c'ha dentro Meloni e Tajani che non le vogliono, ma devono sapere che il PD è già lì. Non abbiamo problema, il problema di dover difendere una legge, diciamo, indifendibile. Anche qui mi permetto di dirlo, essendomi alzato in direzione all'epoca nazionale e avendo detto questa porcheria non la voto. Poi, diciamo, mi sono salvato per... diciamo, ho evitato che mi si rompesse l'osso del collo, perché noi siamo una famiglia in Puglia. Vi ricordo che all'epoca si candidò Michele, facemmo blocco in Puglia, ma noi eravamo tutti nel mirino dell'allora ex segretario, ex tante cose, oggi leader del mezzo polo, perché il terzo polo è diventato mezzo polo, e che anche lui non trova altro di meglio che criticare il Partito Democratico anziché attaccare la Meloni. E questo ti dà il senso di quanto faticoso è il nostro lavoro. Per chiudere dico una cosa molto semplice: decideranno gli italiani, ed è evidente che siccome è ancora fresca la sconfitta del 25 settembre del 2022, gli altri partiti, diciamo, dell'opposizione italiana forse pensano che sia meglio provare a mettere in difficoltà il PD che fare opposizione alle Meloni. Noi pensiamo che si debba fare opposizione senza se, senza ma, al governo Meloni, e diciamo con grande franchezza: lavoriamo per unire sempre sui territori, perché poi si voterà nel 2024 in 4.000 degli 8.000 comuni, dei 7.900 e passa comuni, si vota quasi nel 50% delle amministrazioni, e non penseremo a noi, penseremo all'alternativa alla destra, sapendo che almeno il giorno dopo le europee, cioè il 10, si vota il 9 giugno del 2024, il 10 giugno del 2024 il primo partito dell'opposizione dovrà avere non solo la responsabilità di mettere tutti insieme, ma anche il rispetto da parte di tutti gli altri partiti alternativi alla destra, perché poi da quel momento in poi inizia una fase politica nuova, non solo in Europa, perché sarà evidente che se noi riusciremo nel disegno che egli sta portando avanti, cioè di essere la prima o la seconda delegazione in Europa dei socialisti, perché ce la giochiamo noi gli spagnoli, questa è la verità, e riusciamo a tenere l'asse dell'Europa da questa parte, e cioè a sinistra, e allora inizia la seconda fase della legislatura in Italia, e sarà evidente che se la Presidente del Consiglio e il Vicepresidente sovranista lepeniano finiscono all'opposizione in Europa, diventerà per loro sempre più complicato giustificare questa doppia vita. Faranno Dr. Jekyll e Mr. Hyde, non sanno, gli verrà il mal di testa, perché in Europa continueranno a fare i pasticci che fanno e sarà sempre più difficile giustificare il no in Italia. A quel punto il re sarà nudo. Io penso che decideranno come sempre gli italiani, ecco perché la campagna elettorale per le europee di fatto sarà una delle campagne elettorali più importanti degli ultimi 20 anni. Mai come in questo caso siamo davanti ad uno spartiacque, o di qua o di là, o di qua con l'Europa aperta al mondo ma che guida un processo politico senza precedenti e che fa quindi della comunità un punto fermo, o di là, fili spinati, l'Europa delle nazioni, come le chiama Giorgia Meloni, che altro non è che l'Europa delle paure.
Grazie, buona festa a tutti. Grazie bene. Ancora Anna. Allora, grazie, grazie per davvero e grazie ai partecipanti, mi avete dato una bella postazione di arricchimento. Sia chiaro, noi ringraziamo Anna e i due vice segretari, ma in realtà abbiamo nella testa tutti quelli che hanno lavorato per questa festa, in primo luogo chi ne ha avuto la responsabilità come Giovanni Barbalinardi. E poi come vi saluto, come insomma ogni festa dell'unità, ora c'è il panino con la salsiccia e poi musica, buona serata. Viva l'Italia!